Bueno, pues entonces comienzo por presentar a nuestro ponente de hoy. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy. Bienvenidos a esta sesión, a esta segunda sesión de nuestro curso de otoño. Y antes que nada, me han encargado mis compañeros de la Coordinación de Actividades Culturales que avise de una cosa que es importante. Esta sesión se está grabando. Entonces, si miráis en las pantallas arriba a la izquierda, hay un iconito con una cámara. A veces aparece un letrerito informando de la grabación y nos piden, por favor, que no toquéis el comando referido a esta grabación, porque si lo tocáis, la grabación se interrumpe, después hay que reanudarla y después, en el momento de editar el vídeo, pues les causa a los compañeros que se encargan de ello dificultades bastante serias, porque, como ya os dijimos la otra vez, estas sesiones se están grabando y en breve serán colgadas en el canal de YouTube de la facultad, donde quedarán para que todo el mundo pueda aprovecharlas y disfrutarlas. Reitero también el consejo, no me gusta llamarlo advertencia, de la petición, vaya, de la otra vez, que es que por favor, durante el tiempo de la charla, mantengáis en la medida de lo posible las cámaras inactivadas y los micrófonos también apagados para evitar interferencias, ruidos y sobre todo sobrecarga del sistema que haga que las personas que tengan una conexión más débil puedan descolgarse, puedan no poder seguir conectadas. Paso a presentar con muchísimo placer a la persona que interviene hoy, Palmiro Notizia, que es ahora mismo, desde hace muy poco, ha empezado en este curso, investigador de la Universidad de Bolonia. Antes ha pertenecido a otras universidades italianas, a la Universidad de Nápoles, a la Universidad de Roma, y antes de ello ha tenido un largo paso por el mundo académico español. Durante 3 años, primero, ha sido becario JAE del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y después volvió de nuevo también al Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo con una beca financiada por la Fundación Gerda Henkel. Cuando antes hablaba con él y le he dicho, bueno, Palmiro, ¿qué quieres que mencione de tu currículum de manera especial? Pues se ha puesto muy serio y me ha dicho que éramos compañeros de despacho. Bueno, pues efectivamente. Palmiro, yo lo digo, yo he tenido el gran lujo, el privilegio, la fortuna de durante 3 años de mi vida compartir despacho con un sumerólogo, es decir, con alguien que dentro de los estudios sobre el Próximo Oriente se ocupa de estudiar los testimonios que son los restos primigenios que ha dejado la escritura en la humanidad. Las tablillas que se nos han conservado de tan atrás como el tercer milenio antes de Cristo. Y es verdaderamente una experiencia que todo el mundo debería tener, la de tener al lado una persona que viaja por todo el mundo persiguiendo estas tablillas, que las edita, que las trabaja, que conoce su paleografía, que sabe leer esa escritura prácticamente extraterrestre y que lo hace sin darle al hecho casi casi la más mínima importancia, como si fuera una cosa todos los días. Palmiro ha, como digo, viajado por todas partes en busca de colecciones de tablillas escritas en sumerio y en acadio, y esos trabajos le han llevado a ser el autor de 5 volúmenes de ediciones de esta clase de textos, de diferentes épocas, unos más antiguos, otros más recientes, textos neosumerios, que bueno, Palmiro me corregirá, pero son ya mucho más cercanos a nuestro tiempo. Ha estado en Cornell, ha estado en el British Museum, ha estado por todas partes, como digo, teniendo en sus manos estos testimonios, estos rasgos, estos restos primigenios de la escritura. Es un gran conocedor de estos materiales y, bueno, los ha estudiado desde muchísimos puntos de vista, desde el punto de vista del contenido, del contexto, de su valor como testimonios para la historia, desde el punto de vista de la paleografía.
En fin, yo creo que es verdaderamente una suerte poder contar con alguien como él en este curso hoy, porque muchas veces las historias del libro se convierten en algo un poco lineal. Es, bueno, el libro parte de Grecia, después pasó a Roma, luego en la Edad Media se limitaron a copiar y luego ya llegó la ilustración, la imprenta. Bueno, hemos querido darle un carácter más abierto, más transversal. Hemos querido abrir el espectro y tratar la historia del libro en todas sus formas, el libro y los libros. Y para eso, pues digamos que el mundo mesopotámico, el mundo próximo oriental es un elemento clave, un elemento fundamental. Por todo ello, agradecemos muchísimo a Palmiro que esté hoy con nosotros. Así que te doy ya la palabra. Adelante, Palmiro. Y gracias. Gracias Irene, gracias por tu presentación così gentile. Y quería dar las gracias también a todo el equipo de coordinación de actividades culturales de la Universidad de Sevilla, al decanado y a toda la Facultad de Filología por la invitación participar en este curso que me parece de verdad muy, 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 muy interesante. Y espero que mi aportación, digamos, interese, digamos, a todos los que van a seguir todo, digamos, este curso, que como decía, luego va a hablar, digamos, de Grecia, de Roma, empezando desde el punto de vista de Mesopotamia. Como decía Irene, yo voy a dar mi charla en italiano. Porque creo que se me entiende mejor que si hablo en castellano. Voy a hablar muy despacio para que se me entienda. El PowerPoint que he preparado, ahora intento compartir con vosotros. Vamos a ver. ¿Se ve? Creo que sí. Sí, se ve. Perfecto. El PowerPoint que he preparado es en italiano y en inglés para que se comprenda aún mejor. Bueno, creo que al final tendremos tiempo para preguntas y digamos, curiosidades sobre el tema de esta charla. También si hay cosas que no se han entendido bien, intentaré explicarlas de nuevo con mi castellano, que no es muy bueno. Entonces, voy a empezar. Creo que para hablar de Mesopotamia, de cultura mesopotamia, avevo cominciato in castigliano, di culture mesopotamiche, di civiltà mesopotamiche, è necessario probabilmente fare una piccola premessa geografica e cronologica. Geografica. È necessario, diciamo, stabilire che cosa intendiamo per Mesopotamia e come si inserisce la Mesopotamia all'interno del contesto ampio del vicino Oriente antico, delle città del vicino Oriente antico, e cosa resta fuori da questa definizione di Mesopotamia, cosa non analizzerò io oggi, ma che in generale viene considerato un po' al limite delle civiltà mesopotamiche. Potete vedere sullo sfondo una mappa, diciamo, del vicino Oriente antico abbastanza estesa, che va dall'Anatolia all'Egitto, dall'isola arabica, quello che è il moderno Iraq e parte dell'Iran e dell'altopiano. Per Mesopotamia, lo saprete probabilmente benissimo, intendiamo, per civiltà mesopotamiche, intendiamo quelle civiltà che si svilupparono in primo luogo tra i due fiumi più importanti, il Tigri più a est, l'Eufrate più a ovest, dal profondo sud. Questa carta è moderna, in realtà la linea di costa, il mare arrivava fino a alle città di Ur in basso, quindi era molto più avanti. I due fiumi non si congiungevano, ma sfociavano nel Golfo Persico,
in maniera indipendente, e la civiltà che si svilupparono in primo luogo nel sud della Mesopotamia, nel profondo sud della Mesopotamia, in primo luogo, diciamo, la componente sumerica resta ed è sempre stata molto più forte, fino, diciamo, grosso modo, ad arrivare all'altezza di Assur, diciamo, i cugini del nord della Mesopotamia, che per molti millenni avranno, diciamo, un'importanza relativa. Nel terzo millennio Assur probabilmente è un luogo, un centro molto piccolo, quasi nessuna importanza, ma che poi nel primo millennio, anche nel secondo in parte, hanno un'importanza enorme. Che cosa resta fuori? Che cosa c'era ai margini di questa civiltà mesopotamica? C'era prima di tutto l'altopiano iranico, la città di Susa, che è sempre stato, insomma, un punto di passaggio tra i due mondi. A ovest tutta la fascia siro-libanese, insomma, con i centri che più durante, diciamo, i secoli assunsero importanza, e ancora più importante tutto ciò che c'era nella penisola, nella zona anatolica, dove si sviluppò la civiltà dei... Perché tutte queste, diciamo, queste civiltà rientrano in uno stesso discorso? Perché tutte avevano in comune la scrittura cuneiforme, d'accordo? Quindi il sistema di scrittura che si basava su incidere i cuni con uno stilo su una serie di supporti grafici, in primo luogo l'argilla. E questa è una delle caratteristiche più importanti del sistema uniforme che, insomma, adesso analizzeremo. Ovviamente la scrittura come cuneiforme, come forse saprete, nasce, viene inventata indipendentemente, nel senso che non sembra ci siano state influenze esterne, quindi l'invenzione della scrittura in Mesopotamia, indipendente da quella dell'Egitto, sono completamente separate, diciamo intorno al 1200 avanti Cristo, nella città di Uruk, perlomeno a Uruk si sono trovate le prime tavolette cuneiformi, ed è il risultato di tutta una serie di esperimenti grafici iniziati alcuni secoli prima. Esperimenti grafici che non possono essere, naturalmente, ancora non sono definiti una vera e propria scrittura, anche perché noi non siamo in grado di dire se i precedenti servissero per esprimere una lingua, ovvero in questo caso il sumerico, oppure erano semplici espedienti grafici che potevano essere, volendo, interpretati in qualsiasi lingua. Molto spesso nei libri si fa l'esempio delle istruzioni di montaggio dell'IKEA, dove voi avete delle immagini, ma in realtà le immagini, quei verbi, quelle azioni possono essere comprese e lette in qualsiasi lingua. Ecco, c'è stato uno stadio della scrittura cuneiforme in cui non è chiaro se la scrittura fosse già in sumerico, esprimesse il sumerico o no. Questa sicurezza l'abbiamo intorno alla fine del quarto millennio. Naturalmente, nell'immagine qui potete vedere una tavoletta cuneiforme, diciamo, di quell'epoca, non il tipo più antico, e a destra una del 214 prima di Cristo. Ovviamente c'è una evoluzione enorme nella scrittura, nella paleografia. A sinistra potete vedere che molti dei segni sono ancora molto stilizzati, ricordano gli elementi, ricordano degli oggetti. In particolare questa tavoletta è relativa a delle, diciamo, assegnazioni di razioni. Qui in basso potete vedere, ovviamente voi dovete immaginare che la tavoletta è leggermente ruotata. Questa è una testa umana, questo è un contenitore standard attraverso il quale venivano distribuite le razioni. Questo in realtà è un verbo che serve per indicare il contenuto della tavoletta. Quindi siamo ancora in un mondo al limite tra il pittogramma e la scrittura, diciamo, più evoluta. Questo
questo per dire che la storia della Mesopotamia è una storia che dura 3.000 anni, quindi con un'evoluzione, con delle differenze molto grandi. Qui ho voluto indicare, diciamo, una di scansione cronologica per evidenziare i periodi principali in cui noi dividiamo la storia della Mesopotamia, ognuno caratterizzato da diciamo, alcuni elementi sia linguistici che culturali. Quindi una prima fase arcaica, protodinastica, paleoaccadica. Il periodo paleoaccadico è quello del famoso Sargon di Akkad, e il periodo di Ur III o del Rinascimento neosumerico, quindi siamo arrivati alla fine del terzo millennio, il momento in cui, secondo molti studiosi, il sumerico muore come lingua, e tutta la fase successiva, quella del lunghissimo secondo millennio, con i periodi. Momentito, Palmiro, perdona, Dimmi. es que me están diciendo por el chat y a mí también me pasa que a veces se oye un poquito entrecortada la voz y hay personas que no lo Ah, están oyendo del todo. Entonces no sé si es tema de micrófono vamos o si a lo a ver mejor si no es posible que no tenga solución. y nada, entonces hablando sí. Perdonadme, avevo incominciato di nuovo a parlare in Castilla. Stiamo parlando di una storia lunga 3.000 anni, quindi con delle differenze molto grandi. Ho parlato appunto scusate per questa lunga premessa, ma penso sia necessario per capire quello di cui parleremo. Ho parlato appunto di Sumeri, di civiltà sumerica, civiltà alcadica. In realtà questa è piuttosto una forzatura. Nel senso che si sa che esisteva un sostrato sumerico caratterizzato da una lingua, appunto, sumerico, che è assolutamente isolata, non è relazionata con nessuna lingua conosciuta, è una filologia, è una lingua di tipo ergativo, agglutinante, quindi le pratiche in cui si creano delle lunghe catene di morfemi per una lingua molto complicata fondamentalmente, e un sostrato semitico generale, comune in tutta l'area. Ovviamente non esisteva nessuna, diciamo, vera e propria dicotomia, nessuno scontro tra queste due. Non stiamo parlando di due popoli distinti. Già all'inizio delle prime fonti mesopotamiche, il periodo di Uruk, ci sono conservati nomi semitici a fianco di nomi sumerici. Certo, c'è una preponderanza nell'uso del sumerico, ma fondamentalmente la civiltà mesopotamica è una civiltà sumero-accadica. Il Pantheon è lo stesso, e hanno nomi diversi, sumerici e accadici, ma sono perfettamente sovrapponibili. È una civiltà che non ha mai sviluppato un contrasto tra le due componenti. Una civiltà unita e perfettamente bilingue, d'accordo? Quindi non esistono coloro che parlavano solo accadico e solo sumerico, diciamo almeno diciamo, fino al terzo millennio, ovviamente fino a quando il sumerico smette di essere parlato, ma esiste una civiltà completamente bilingue con una cultura completamente bilingue, d'accordo? Passiamo a, diciamo, un aspetto più legato alla materia, che è uno degli aspetti che ultimamente ha avuto molto successo negli studi, perlomeno nel vicino Oriente antico. Quindi stacciamoci dal contenuto che potevano avere queste tavolette cuneiformi, l'argilla, e passiamo iniziamo ad analizzare prima di tutto la tavoletta come oggetto, come artefatto. Un'altra piccola premessa, parlerò solo di cuneiforme e di documenti cuneiformi su argilla. Naturalmente esistevano la pietra, riservato però altri tipi di registrazioni, iscrizioni reali, dedicatorie, insomma, entrano in un ambito che probabilmente non è proprio quello che diciamo, è il fulcro diciamo, di questa comunicazione. In sumerico la tavoletta cuneiforme, la tavoletta d'argilla, si chiama dub, e in accadico, un calco dal sumerico, tuppum.
Di conseguenza, lo scriba, ovvero colui che è in grado di scrivere sulla tavoletta cuneiforme, ma non solo, è il dubsar, ovvero dub tavoletta, e sar il verbo scrivere, colui che è in grado di scrivere le tavolette. In accadico, ancora una volta un calco, sharrum. Una cosa importante, c'è scritto anche nel, diciamo, nel titolo della slide, le tavolette sono artefatti, sono oggetti. E lo scriba non è solo colui che ha le conoscenze scolastiche per cui è in grado di scrivere correttamente in sumerico, in accadico, ma è anche un artigiano, perché è colui il quale praticamente manualmente creava l'oggetto sul quale scriveva. La tavoletta forme è fatta di argilla, perché l'argilla in Mesopotamia, comunque la Mesopotamia, quella moderna, è molto povera di materie prime. Non ci sono pietre, non ci sono pietre dure, non ci sono alberi, sono tutti questi beni che dovevano essere importati dall'esterno, dai paesi vicini. I sovrani si vantano delle loro capacità di attrarre verso il centro dell'impero, del regno, questi beni. Quello che c'è sicuramente in grande abbondanza è l'argilla. La maggior parte delle strutture architettoniche mesopotamiche sono fatte di mattoni d'argilla, cotti crudi. Quindi l'argilla è ovunque, è economica. E che caratteristica ha? Ha una grossa componente di acqua al proprio interno ed è quindi facilmente una forte plasticità, quindi è facilmente modellabile. Ora, naturalmente, non qualsiasi tipo d'argilla. È naturale che l'argilla che veniva utilizzata per creare dei supporti scrittori doveva essere un'argilla di una certa qualità. E noi, da tavolette che abbiamo ritrovato diciamo, in tutti i luoghi importanti della Mesopotamia, riusciamo a distinguere varie qualità d'argilla, così come attualmente esistono probabilmente varie qualità di carta a seconda del tipo di informazione che vogliamo registrare e quindi dello scopo del testo. In generale l'argilla che serve per scrivere è priva di inclusioni, ma a volte le ritroviamo, è possibile ritrovare all'interno delle tavolette spezzate resti di conchiglie, di pietre, piante che ci aiutano anche a capire il contesto in cui questa argilla è stata recuperata, eccetera, eccetera. Sono stati ritrovati alcuni barre di argilla pura in contesto archeologico e probabilmente si pensa che lo scriba prendesse una parte di questa argilla per poi realizzare le singole tavolette. Esiste in ambito lessicale un termine, lo vedete nella slide, tablet maker, che probabilmente è l'equivalente di un mattarello, che non so come si dice in castigliano, quello che serve per fare la massa della pizza, per stendere la massa della pizza, e quindi probabilmente utilizzato per stendere la massa per stendere l'argilla e per poterla lavorare. Il termine sumerico è dubdim, dub è sempre la tavoletta, dish è il termine per legno, quindi ci fa capire che questo strumento era fatto di legno, e dim2 è un verbo che serve, viene utilizzato in contesto appunto artigianale, qualsiasi verbo associato alle attività degli artigiani, quindi creare, modellare, eccetera, eccetera. Ovviamente non sono stati trovati archeologicamente questi oggetti per ovvi motivi. Ora, le tavolette sono diverse non solo paleograficamente, ma anche come formato. Diciamo che ogni formato rappresenta, pur rappresentare, viene utilizzato per contenuti diversi. La tavoletta fondamentalmente deve essere, la grandezza di una tavoletta deve essere non troppo grande, perché deve poter stare all'interno di una mano, mentre con l'altra mano lo scriba, utilizzando lo stilo, la scriveva. Naturalmente non è sempre così, esistono tavolette o testi cuneiformi su supporti di argilla molto grandi di uno che può stare nel palmo di una mano, con più colonne, o come vedete in questa slide, a forma di prisma. E naturalmente particolari forme erano adatti a particolari contenuti. I prismi erano dedicati per esempio questo in particolare per registrare
dei testi a carattere religioso e a divinità, quindi in tutti i giorni si realizzavano dei prismi. Naturalmente realizzare questo prisma, un oggetto del genere, comunque comportava una abilità nel modellare gli oggetti, che era comunque una delle caratteristiche appunto richieste agli scribi, d'accordo? E naturalmente potete distinguere diversi tipi di cuneiforme, cioè uno più piccolo, più ossivo, potremmo dire, che della fase, e altre forme con scritti più grandi che fanno parte, diciamo, del repertorio paleografico delle registrazioni terzo del secondo millennio avanti Cristo. Un'altra caratteristica fondamentale dell'argilla è che se cotta diventa praticamente indistruttibile. Noi sappiamo però che la maggior parte delle tavolette cuneiforme ritrovate archeologicamente, non archeologicamente nel senso anche attraverso scavi purtroppo clandestini, non erano cotte in antichità. Solo una piccola parte era cotta, probabilmente quelle più importanti o quelle che dovevano essere conservate, e abbiamo degli esempi tardi, questo è un testo tardo del primo millennio, dove abbiamo ritrovato appunto delle piccole perforazioni che venivano realizzate con la parte posteriore dello stilo, lo stesso stile con cui si scriveva il testo, o un altro stile, insomma, uno del che componeva il set di strumenti con il quale lo scriba lavorava, e che non si sa bene, sono state spiegate anche come dei appunto firing holes, ovvero dei buchi che venivano fatti per impedire che alle alte temperature durante la cottura delle tavolette impedissero all'acqua appunto che è contenuta nell'argilla di far esplodere il manufatto, cosa che non è una diciamo non è raro. Infatti attualmente, una volta acquisiscono tavolette cuneiforme crude, passano alla loro cottura. Molto spesso succede che se non è fatta bene la tavoletta esplode direttamente, anche se ci sono state altre spiegazioni che vogliono vedere in queste perforazioni, che come vedete non hanno un pattern chiaro, in realtà nessuna relazione con la cottura del manufatto in sé, ma come riempitivi, insomma, per riempire gli spazi vuoti della tavoletta, o addirittura dei riempitivi finalizzati a non sovvertire, cioè a alterare il testo che era stato scritto. Questo è molto importante. L'argilla bagnata si secca in diciamo, una quantità di tempo, diciamo, non immediatamente, ma se viene bagnata un'altra volta prima che sia completamente secca, può essere scritta. Si può cancellare parte del testo e riscriverlo senza che diciamo, ad occhio nudo sia possibile apprezzare queste, diciamo, trasformazioni. Ma in realtà la maggior parte delle tavole non presentano cancellature, non presentano correzioni, e soprattutto un'altra caratteristica è il fatto che i scribi sembrava che avessero una capacità di calcolare la quantità di spazio o di righe necessarie per scrivere il loro testo prima di scriverlo. Le tavolette non sono come diciamo dei fogli di un manoscritto in cui, insomma, quando è finito un foglio se ne può aggiungere un altro, sono documenti la maggior parte finiti, a prescindere dal contenuto, che sia un testo amministrativo o un testo letterario. E gli scribi erano in grado di calcolare prima di quanto spazio avrebbero avuto bisogno per registrare quelle polari informazioni. Quali erano gli strumenti di cui gli scribi facevano uso? Lo stilo. Lo stilo era principalmente fatto di canna di bambù, che era dovunque in Mesopotamia, lungo i canali navigabili, eccetera. E naturalmente gli stili di canna di bambù non si sono conservati archeologicamente. Probabilmente negli ultimi anni ci sono stati degli studi davvero molto interessanti. Sospetto che sembrerà strano, ma è stato trascurato per molto tempo, insomma, nessuno si è veramente dedicato a questi aspetti della scrittura in Mesopotamia, e è probabile, come vedete nella parte centrale della slide, che lo stesso avesse una forma simile a questa, quindi fosse
una sezione della canna di bambù e attraverso la punta, quindi anche triangolare, della, di questa canna, quando veniva impressa sulla superficie d'argilla, lasciava un segno uneiforme, quindi tridimensionale, perché entrava, aveva anche una profondità. A differenza della scrittura con inchiostro, la scrittura cuneiforme è anche tridimensionale, in profondità, e anche per questo ha bisogno di una quantità di luce, sia per essere scritta che per essere senza luce, è veramente molto difficile leggere le tavolette cuneiformi, e anzi è necessaria una luce radente, che quindi arrivi sul soggetto da un lato per favorirne, diciamo, la lettura. Tutto quello che si è trovato archeologicamente sono solo degli set di stili, quindi vari stili, in osso, sono stati trovati nella città, diciamo, del centro Babilonia di Amanum, e avevano diverse dimensioni e sezioni diverse, o stili in metallo, sui quali però è possibile immaginare che avessero un utilizzo, diciamo, più cultuale, insomma, erano delle riproduzioni di stili, non è probabile che uno stile di metallo non fosse mai utilizzato per scrivere delle tavolette cuneiformi. Ora, passiamo alla tavoletta, alla scrittura, e al modo con cui venivano scritte le tavolette. Ora, la scrittura sumerica o accadica, non c'è nessuna differenza, è un tipo di scrittura che si, diciamo, si svava da sinistra verso destra, la nostra fondamentalmente, e dall'alto verso il basso. Questo, nel caso le tavolette avessero più di una colonna, naturalmente si completava la colonna e si riprendeva dalla prima riga della tavoletta. Ho voluto utilizzare per questa slide la tavoletta numero 11 del poema di Gilgamesh, che è la famosa storia del diluvio babilonese. Ovviamente è frammentaria, però insomma serve per illustrare questo aspetto. La tavoletta veniva poi, una volta che si era esaurito lo spazio sul retro, diciamo, della tavoletta, che era sempre piatto, la tavoletta veniva ruotata, non come il, quindi sull'asse, come le pagine di un libro sull'asse, diciamo, verticale, ma su quello orizzontale, veniva quindi, e la scrittura proseguiva sull'altro lato. Questa volta però iniziava a scrivere dalla colonna sulla destra, sempre da sinistra a destra, si esauriva lo spazio e si riprendeva la colonna più a sinistra. Questo in generale sarà valido per tutti i tre millenni di storia del cuneiforme, tranne pochissime eccezioni. Ora, in questa presentazione io mi soffermerò in primo luogo sulle diciamo, testimonianze del primo millennio avanti Cristo. Quindi ho voluto presentare qui, diciamo, un veloce riassunto sulla cronologia del primo millennio, per poi introdurre i singoli casi studio. Il primo millennio è quello dei grandi imperi, in primo luogo quello neassiro, con i grandi sovrani Sargon II, Sennacherib, Esaraddon e il più famoso Assurbanipal, e alcuni eventi chiave all'interno dei loro regni, ovvero il sacco di Babilonia da parte di Sennacherib, la rivolta del fratello di Assurbanipal, Shamarshumukin, e la fine dell'impero assiro con la distruzione di Ninive da parte di una coalizione dei Medi e dei Babilonesi, a cui succede appunto l'impero neo-babilonese con i sovrani più famosi Nabucodonosor e Nabonedo. E la fine, diciamo, dell'indipendenza mesopotamica e l'arrivo dei conquistatori, diciamo, degli invasori, ovvero la conquista della Babilonia da parte dell'impero persiano, l'inizio del regno Achemenide, e con la fine del regno Achemenide la conquista di Babilonia da parte di Alessandro il Grande, morì appunto a Babilonia, e l'inizio dell'età dei diadochi, ovvero
periodo noto come dell'impero Seleucide. Ora, qui vedete due rilievi, due immagini presi dai famosi rilievi neoassiri, dei palazzi neoassiri, che probabilmente molti di voi hanno visto nei musei, nel British Museum, per esempio, e in particolare una coppia di personaggi che ritorna molto spesso in questi rilievi, che per la nella maggior parte dei casi ritraggono scene di guerre o diciamo sempre azioni militari. Questi scribi sono sempre due, di solito uno ha la barba, l'altro imberbe, e portano anche gli strumenti nelle loro mani. Questo qui alla sinistra ha nella mano una tavola uniforme con uno stilo, quello sulla destra ha quello che è stato interpretato come una pergamena, molto probabilmente è uno stilo diverso che impugna in maniera diversa. Mentre in quest'altro caso abbiamo uno scriba con sempre una pergamena e un altro scriba con uno stilo un po' particolare, forse da questa fotografia non è possibile apprezzarlo appieno, e una tavoletta con una linea al centro. È probabile, insomma, l'interpretazione corrente è quella di lo scriba che aveva diciamo, il rotolo di pergamena. Fossero gli scribi che scrivevano in aramaico, perché intorno al VI secolo avanti Cristo l'aramaico praticamente si affianca all'accadico fino a soppiantarlo completamente. Quindi esistevano due lingue: la lingua dell'amministrazione rimaneva, e della scienza, della letteratura rimaneva l'accadico, però probabilmente nella vita pratica esisteva una fortissima componente che parlava e quindi scriveva anche in aramaico. Naturalmente, tutte queste pergamene non sono conservate, quindi noi non possiamo valutare la grandezza di questa influenza. L'altro oggetto che tiene nella mano lo scriba è stato identificato con una tavoletta scrittoria che in accadico si chiama Leu, e lo vedete qui, questo stilo particolare che veniva utilizzato appunto per le tavolette scrittorie incerate. In contesto archeologico sono stati trovati una serie di sigillature, le vedete qui in queste ricostruzioni d'argilla con un cordame che in base all'iscrizione, insomma, è stato possibile interpretare come le sigillature che chiudevano queste tavolette scrittorie. Di che materiale erano fatte queste tavolette scrittorie? Probabilmente la maggior parte erano di legno. Alcune esemplari preziosi, legati evidentemente alla corte, al sovrano, erano fatte di avorio e sono state ritrovate archeologicamente. Abbiamo qui nell'immagine una tavoletta scritta d'avorio ritrovata nel palazzo nord-ovest di Nimrud. Sono stati ritrovati 12 esemplari, con ancora qui potete apprezzare al centro i resti della pasta di cera sui quali veniva iscritto il testo in cuneiforme. Queste tavolette avevano delle dimensioni, appunto, le vedete qui nella slide, e nella parte centrale, ovviamente non si è conservata, c'era il meccanismo, probabilmente fatto d'oro, di metallo, insomma, che serviva diciamo, ad aprire e chiudere i dittici, trittici o polittici. Esistono dei termini specifici in accadico per queste, diciamo, questi oggetti. E la singola pagina diciamo, della tavoletta scrittoria in accadico veniva chiamata dal porta, evidentemente legata al meccanismo che serviva per aprire e chiudere. Recentissimi sono degli studi che si sono concentrati appunto sulla composizione di queste paste di cera che venivano utilizzate per la scrittura, sono state analizzate e naturalmente, come c'era da aspettarsi, il 90% diciamo, del contenuto di questa pasta di cera era appunto cera, a cui poteva essere aggiunto dell'ocra,
gialla per la colorazione, ma anche per dare alla pasta una particolare consistenza. E occasionalmente, solo in contesti, diciamo, di lusso, quindi di oggetti legati all'utilizzo nella corte reale, torpimento che dava alla superficie scrittoria un colore simile all'oro ed è esattamente lo stesso, diciamo, materiale che veniva utilizzato nei manoscritti illuminati per rendere l'idea appunto dell'oro. L'altra cosa che sappiamo è che lo stilo, o perlomeno è stato possibile ricostruire, lo stilo che serviva per scrivere sulla cera non poteva essere lo stesso che veniva utilizzato per l'argilla. Non sappiamo esattamente quale fosse il materiale di cui fosse fatto questo stilo, ma dalle rappresentazioni grafiche evidentemente aveva una parte centrale scanalata e veniva intinto, diciamo, bagnato in un olio, in una delle essenze di olio di sesamo e altri materiali, per non fare in modo che lo stilo si incollasse alla cera e che quindi quando venisse allontanato dalla superficie scrittoria rovinasse la scrittura. È anche vero che probabilmente la stessa, diciamo, gli stessi oli o simili venissero utilizzati per proteggere diciamo, le tavolette scrittorie. Si calcola che il sore appunto della cera in questi, diciamo, queste tavolette fosse di circa 3 mm, in modo che quando si chiudevano le due parti non entrassero in conto. Abbiamo altri esempi di scrittura cuneiforme non fatta con non su, sempre su argilla, ma con strumenti diversi. Prima di tutto sappiamo, diciamo, nei testi troviamo dei termini che facevano riferimento alle pergamene, che in accadico si dice magallato, e anche uno scriba che era preposto a scrivere su queste pergamene. Abbiamo anche dei termini per papiro, ma molto rari, e anche i riferimenti nei testi, diciamo, sono estremamente rari. Abbiamo delle tavolette cuneiformi sui quali, sempre con uno stilo, troviamo incise delle note in aramaico, come l'esempio che vedete in questa slide, si vede particolarmente chiare. Quindi abbiamo i due sistemi grafici, le due scritture, le due lingue utilizzate sullo stesso documento, e nei colofoni, questi sono due testi molto frammentari, di alcuni testi del primo millennio, abbiamo addirittura esempio di scrittura cuneiforme dipinta, quindi utilizzando quindi non uno stilo, ma una sorta di penna. In realtà non sappiamo molto e non sappiamo nemmeno molto della posizione di questo inchiostro particolare che veniva utilizzato per scrivere. Sono praticamente gli unici due esempi che abbiamo di pittura su tavolette cuneiformi, ma dalla mano e dalla sicurezza con cui venivano tracciati i segni su questi frammenti sembra evidente che, diciamo, non, gli scribi avessero una certa praticità, cioè capacità di scrivere anche utilizzando strumenti diversi che purtroppo non si sono conservati. A un altro tipo di concetto, ovvero quello di sede, di colofone, di inci, eccetera, eccetera, e soprattutto sugli autori dei testi cuneiformi, e non stiamo parlando di quelli amministrativi in cui si misuravano beni come animali o grano, ma quelle composizioni a carattere letterario, o sapienziali, alcune precisazioni sono necessarie. Prima di tutto, in Mesopotamia il concetto di autore è del tutto diciamo, sconosciuto, gli autori sono anonimi. Più che altro noi possiamo parlare di editori di questi testi letterari, ovvero coloro che si occupavano di sistematizzare questi testi della tradizione che venivano tramandati, diciamo, di generazione in generazione,
ma che non hanno mai un autore umano. Al massimo l'autore è divino, comunque l'ispirazione viene dagli dèi o è stato dato il testo dalla bocca di qualcuno, quindi lasciando intendere che la componente orale della letteratura o delle conoscenze sapienziali mesopotamiche è molto più grande di quello che noi possiamo immaginare. Abbiamo la slide, ho voluto mettere sempre la tavoletta 11 del poema di Gilgamesh, quello che descrive, diciamo, appunto il diluvio mesopotamico, per farvi vedere come era composto un colofone. Il colofone si trovava nella parte finale del testo ed raccoglieva una serie di informazioni relativamente alla tavoletta stessa, in questo caso letterario. Come era composto? Era composto con una che riprendeva il testo della tavoletta successiva. Gilgamesh aveva 12 tavolette, la composizione di Gilgamesh era scritta su 12 tavolette, quindi c'era prima di tutto la prima riga della composizione successiva e dopo l'indicazione della tavoletta, quale fosse il numero della tavoletta, in questo caso tavoletta 11, con l'incipit della tavoletta, quindi questa da qui, e il termine Iscaru. Iscaru significa appunto serie, perché appunto alcuni componimenti erano scritti su più di una tavoletta, alcuni raggiungevano anche un centinaio di tavolette. In seguito alcune indicazioni, in questo caso c'è stato che la tavoletta era stata vista e controllata secondo l'originale, quindi era la copia di qualche altro manoscritto di riferimento, e cosa più importante, indica quasi il proprietario di questa tavoletta, ovvero che questa tavoletta è il palazzo di Assurbanipa, re del mondo, re dell'Assiria. Devo solo vedere a quanti minuti sto. Ok, ce n'è. Allora, una premessa. Quando parliamo di manoscritti, automaticamente pensiamo anche a delle biblioteche. Ho messo qui nella slide il termine biblioteca o librarium in greco e in latino. In accadico esiste un termine, può indicare probabilmente una collezione di testi, è gerginacco, ma se noi volessimo trovare o descrivere le biblioteche mesopotamiche solo partendo da questo termine, dovremmo limitarci a questi tre esempi, Calco, Conina e Uzzirina, perché sono le uniche tre collezioni di testi definiti come tali dalle fonti. Questo lascerebbe fuori una quantità di altre collezioni o ammassi di documenti cuneiformi che non vengono definiti tali. Se dobbiamo limitarci al primo millennio, all'Assiria, alla Babilonia, al primo millennio, abbiamo perlomeno 40 biblioteche, tra virgolette, o collezioni di tavolette cuneiformi a carattere, diciamo, non amministrativo, quindi stiamo parlando di testi letterari, di testi sapienziali, di testi medici, poi vedremo. Se poi vogliamo passare all'altro concetto, legare l'idea di biblioteca a un luogo fisico concreto, allora dobbiamo dire che questi, quando abbiamo una provenienza archeologica dei testi cuneiformi ritrovati, delle collezioni ritrovate, li ritroviamo principalmente in tre luoghi: i palazzi reali, i templi e nelle case private o scuole scribali. Poi vedremo che cosa intendiamo. Naturalmente il contesto archeologico per definire una biblioteca in ambito mesopotamico è molto limitante, come vedremo. Per quanto riguarda il contenuto dei testi di una biblioteca, qualsiasi assirologo vi potrebbe dire che i testi contenuti in una biblioteca mesopotamica erano i testi della tradizione. Che cosa intendiamo per tradizione? Tutti quei testi a carattere letterario, anche raccolte di omina, incantesimi, serie rituali, testi lessicali, quindi grammaticale, manuali, commentari, estratti, e possiamo dire a partire dal secondo millennio si erano stati codificati e tramandati, non più aggiornati praticamente,
ma si ritrovavano in tutte queste grandi biblioteche o collezioni di tavolette, qualsiasi fosse la loro natura. La collezione, diciamo, più famosa anche al di fuori diciamo, insomma, più famosa di tavolette cuneiformi è sicuramente la biblioteca la cosiddetta biblioteca di Assurbanipal, del re Assurbanipal, che si trovava a Ninive, o meglio nella cittadella reale di Ninive, il cui nome è Kuyunjik. Ninive è una delle capitali assire, Assur era il centro principale, poi Assurnasirpal II spostò la capitale a Kalkhu, Sargon II la spostò a Dursharrugin, fino a quando Sennacherib non la spostò a Ninive e lì rimase fino appunto alla caduta dell'impero da parte dei babilonesi. Nella cittadella di Kuyunjik, sono in luoghi diversi, questo è importante, quindi non in un solo luogo, Palazzo Nord, nel Palazzo Sud-Ovest e nel Tempio di Nabu, sono stati trovati quei testi che vengono definiti normalmente la biblioteca di Assurbanipal, le biblioteche di Assurbanipal a questo punto. Gli scavi, le tavolette sono state ritrovate da Aleia, il primo scavatore di Ninive, Polemil Bolla, alcuni anni prima, non trovò le tavolette, pensò che il sito non valesse la pena di essere esplorato, si spostò in un altro punto. Se avesse avuto un po' più di pazienza, sarebbe stato lui lo scopritore di questa biblioteca. La biblioteca è composta da circa 31.000 tavolette. Ora, questo non vuol dire che ci sono 31.000 testi letterari, perché i frammenti possono essere molto piccoli e appartenere allo stesso testo, quindi grosso modo siamo sulle 15.000 su 15.000 testi, di cui almeno 5.000 erano a carattere amministrativo e legale o lettere che appartenevano alla cancelleria del re. Non si sa bene se questi testi amministrativi facessero parte davvero della biblioteca o fossero caduti semplicemente dal piano superiore che era crollato e quindi mischiandosi durante appunto la caduta della città. Che testi sono? Sono testi che noi definiamo scholarly text, ovvero testi che hanno a che vedere con la divinazione, testi religiosi, testi lessicali, testi con ricette mediche, testi a carattere magico o rituali da recitare in particolari periodi, cerimonie durante l'anno. La quantità di testi che noi definiremmo letteratura, cioè con i nostri criteri, ovvero quelli epici o mitologici o a carattere storico, sono una percentuale piccolissima, praticamente irrilevante. Questo è un dato importante. Questi testi erano scritti in un tipo di accadico detto Standard Babylonian, che si differenziava, diciamo, dall'accadico e dall'assiro, che era un dialetto parlato in quel tempo, ma era il tipo di accadico che veniva utilizzato comunemente in queste composizioni. Esistono anche testi che erano scritti in appunto detto assiro o in sumerico o testi bilingue in sumerico e in accadico. Il tipo di scrittura utilizzata non c'entra nulla con la lingua, ma è appunto paleograficamente è legata a una particolare area, è principalmente il tipo di scrittura cuneiforme Assira. Che cosa sappiamo noi di questa collezione? Sappiamo appunto dalle lettere che sono state ritrovate insieme alla collezione che Assurbanipal fu il primo a diciamo, costruire questa collezione, ma già i suoi predecessori avevano cominciato ad accumulare testi a carattere più vario, anche in seguito, per esempio, alla presa di Babilonia. Un grosso numero di tavolette da Babilonia fu spostato in Assiria. Ricordiamoci che il centro culturale di tutta la Mesopotamia sarà sempre la Babilonia, quindi il sud. Gli Assiri conquistano il sud, ma sono ben consapevoli che le basi culturali di tutta la civiltà sono lì e sempre lì faranno riferimento. Non abbiamo un catalogo vero e proprio della biblioteca, ma chiamiamola biblioteca, ma abbiamo delle tavolette che registrano
appunto delle arrivi, delle acquisizioni di nuovi testi incorporati nella biblioteca. E si parla appunto di circa 2000 tavolette e 200 tavolette scrittorie, quelle di cera che abbiamo con la superficie di cera che abbiamo visto prima, che arrivavano da diverse famiglie di importanti studiosi letterati o da templi babilonesi ed erano portate ad Assur, scusate, a Ninive. Quando arrivavano alla biblioteca, e molte di queste tavolette potevano essere veri e propri bottini di guerra, cioè prese durante, dopo le azioni militari, queste tavolette scritte in babilonese o quindi venivano ricopiate nella scrittura assira su delle tavolette di altissima qualità, erano quelle appunto che fanno parte, diciamo, della biblioteca di Assurbanipal. Quindi i testi venivano ricopiati direttamente all'interno di, diciamo, di questa istituzione che noi chiamiamo la biblioteca di Assurbanipal. Abbiamo già visto qual era il contenuto di questi testi, ma chi erano i personaggi che gli specialisti che utilizzavano questi testi? Prima di tutto c'erano i divinatori, ovvero quelli che si occupavano di leggere i segni delle divinità nel cielo, nell'interiora degli animali, c'erano gli osservatori degli omina celesti, c'erano gli esorcisti o i medici, con un termine diciamo abbastanza discutibile, e c'erano i lamentatori, ovvero quelli che erano più vicini alle istituzioni templari e si dedicavano appunto alle lamentazioni cultuali durante determinate cerimonie religiose. Questi erano diciamo, gli utilizzatori in pratica di quei testi plastici che conserviamo e facevano parte di quella schiera, della schiera di consiglieri, possiamo dire così, del sovrano, di cui facevano parte appunto degli esperti, gli humanum, quindi degli specialisti, i maestri in queste, diciamo, arti. Come vedete, non c'è nulla di veramente legato a quello che noi potremmo chiamare testi, come dicevo, testi epici, testi a carattere mitologico. Rimaniamo nell'ambito appunto, della divinazione, dell'esorcistica, della magia, della medicina, se volete. Ma e la dimostrazione di questo è quando analizziamo le percentuali, non sono stati fatti degli studi molto approfonditi sulla composizione, sul contenuto di questa biblioteca, ma quando analizziamo la composizione, diciamo, di questi testi, ci accorgiamo che fino al 50% dei testi trasferiti da Babilonia alla biblioteca di Assurbanipal facevano riferimento appunto a omini, testi di divinazione, osservazioni astrologiche, osservazioni dell'interiore degli animali, osservazione degli aspetti fisici, interpretazione dei sogni, liste di giorni favorevoli o non favorevoli, eccetera. L'altro quesito che dobbiamo analizzare è quello relativo alla figura di Assurbanipal. Assurbanipal era un re colto, era un re letterato o no? Prima di tutto bisogna dire che in Mesopotamia la maggior parte dei sovrani, diciamo, non tutti i sovrani nelle loro iscrizioni celebrative si vantavano di conoscere, di saper leggere o scrivere. Ricordiamo per esempio l'esempio di Shulgi nel terzo millennio, alla fine del terzo millennio, che si vantava di saper leggere e scrivere e parlare in diverse lingue, tutte le lingue diciamo, dei suoi sottoposti. Assurbanipal, allo stesso modo, sicuramente aveva ricevuto una formazione avanzata, e nei colofoni di alcune tavolette c'è espressamente scritto che il testo era stato ricopiato, vedete nella slide, for my royal reading, cioè fanno riferimento al fatto che il re leggesse direttamente questi testi, usufruisse direttamente di questi testi, consultasse direttamente questi testi.
un famoso colofone molto lungo che si trova alla fine di una tavoletta della biblioteca di Assurbanipal, ho riportato sua interezza qui, appunto dice che il testo faceva parte della biblioteca del palazzo di Assurbanipal, il re grande, il re del mondo, il re dell'Assiria, il figlio di Esaraddon, quindi di nuovo re dell'Assiria, il figlio di Sennacherib, eccetera. Il testo era stato collazionato e controllato secondo le tavole scritte e le tavole quelle che abbiamo visto appunto cerate, che lui l'aveva scritto in un, diciamo, un incontro di esperti e era stato posto all'interno del suo palazzo per essere, diciamo, utilizzato dal sovrano. Seguiva una maledizione a chi, insomma, alterasse il contenuto della tavoletta, in questo caso cambiasse il nome del sovrano. Quindi è chiaro che le tavolette della biblioteca di Assurbanipal non avevano, non era, non si tratta di una biblioteca aperta, diciamo, al pubblico, ma era la collezione privata del sovrano. Non esisteva nessuna diciamo, aspirazione enciclopedica. Nella biblioteca non sono contenuti tutti i testi del sapere mesopotamico, ma determinati tipi di testi utilizzati da determinati tipi di specialisti. Non c'è nessun segno di bibliofilia, e questo lo dico perché Assurbanipal, ma in generale in Mesopotamia, era interessati al contenuto della tavola, non certamente, per esempio, accumulare, a collezionare tavolette antiche. Quando si parla di tavolette antiche ritrovate nei archivi di città del sud, quello che interessa al sovrano è il fatto che il contenuto della tavoletta sia ricopiato e sia disponibile in un manoscritto aggiornato e scritto secondo i canoni della sua biblioteca, è inserito nella biblioteca. Il progetto in sé, in quanto antico, non aveva nessun particolare. Quello che è chiaro, e lo dice Radner, la studiosa, in questa sua affermazione, è che lo scopo dei testi contenuti nella biblioteca personale del sovrano era quello di era tutto indirizzato, orientato verso il sovrano e verso la sua particolare relazione con gli dei, e soprattutto a decifrare tutti quei messaggi inviati dal mondo, diciamo, divino, messaggi che venivano decifrati da una serie di specialisti che lavoravano alla corte e dovevano occuparsi della salute anche fisica, del sovrano, e per questo la presenza anche di testi, tra virgolette, medici. I testi della biblioteca di Assurbanipal sono stati digitalizzati, penso la maggior parte, e sono disponibili online questo sito, sono trascritti e traslitterati, ma è possibile farsi un'idea anche del contenuto di questi testi e, diciamo, del loro aspetto. Appunto, in questa pagina, questi sono i tavolelli, le tavole conservate al British Museum, la famosa collezione K, che appunto fa riferimento a Q11. Chiedo pre preguntare una cosa a Irene. Bene. E me tengo tempo o no? Quanto tempo? Io credo che sì. Sì. Sì, un singolo 10 minuti. Vado? Sì, io credo che sì. Perfetto, Vale, sì. vale, 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 vale. Entonces, allora, quello che voglio dire, semplificando molto, è che il modo con cui, diciamo, Assurbanipal, ma lo stesso vale per tutte le grandi collezioni di tavolette in ambito mesopotamico, venivano appunto raccolti testi nuovi, era attraverso, diciamo, probabilmente i viaggi che questi letterati potevano compiere all'interno di varie istituzioni che conservavano collezioni di tavolette. Le istituzioni che conservavano le collezioni di tavolette erano, appunto, abbiamo visto,
in questo caso il Palazzo Reale, ma in primo luogo i templi, e in particolare il tempio di Nabu, il dio della conoscenza. E questa serie di studiosi, dobbiamo pensare, era molto basso e faceva riferimento a determinate famiglie. Il sapere non usciva da queste famiglie. Esistono delle famiglie che per generazioni e generazioni faranno lo stesso lavoro e si occuperanno della stessa specializzazione, ovvero per esempio l'osservazione delle stelle, della luna, o piuttosto si specializzeranno nell'esorcistica, per dire. Quindi il sapere è comunque un sapere chiuso che rimane all'interno di queste grandi di famiglie e viene tramandato all'interno di queste grandi famiglie. Il sapere però non si trova in una sola biblioteca o in una serie di biblioteche, ma è piuttosto un sapere diffuso. Si trova in un, possiamo parlare quasi di una collezione di testi che si poteva recuperare in diversi ambienti, che fosse il palazzo, il tempio, le case private di questi specialisti. Abbiamo la prova che i testi potevano essere copiati, prestati raramente, dei periodi per essere ricopiati in modo che tutti potessero, diciamo, avere in possessione questi manuali principalmente all'interno delle abitazioni, o comunque potessero avere accesso a questo tipo di testi. La cosa più importante è che in nessun caso esiste un'idea di accumulare il sapere. I specialisti, in particolar modo, accumulano i testi relativi alle loro conoscenze, ai loro interessi. Questi testi sono copiati, non esiste un mercato, almeno non abbiamo conoscenze, di un mercato dei manoscritti cuneiformi. Non abbiamo lettere in cui si parla di un prezzo relativo a un manoscritto cuneiforme. In realtà questi manoscritti circolavano abbastanza, diciamo, liberamente all'interno di un'elite piccola e chiusa. Volevo concludere velocemente, però avevo pensato un po' più lungo, ma mi sa che non c'è tempo, con alcuni esempi archeologici, diciamo, relativi a queste collezioni di testi, che non siano dei semplici archivi, nel senso che contengono solo documenti di tipo amministrativo, quindi legati alla gestione dell'economia, ma che potevano contenere a fianco di testi prettamente amministrativi anche dei testi a carattere letterario, religioso, scolastico. Esempio più antico, quindi tornando molto indietro nel tempo, nel XXIV secolo avanti Cristo, è quello per esempio dell'archivio reale della biblioteca, tra virgolette, di Ebla, dove sono state ritrovate appunto in vari punti, ma questa è la, in particolare, un gran numero di tavolette che era ammassato su delle scaffalature che ovviamente erano scomparse in seguito all'incendio del palazzo, ma dal modo in cui le tavolette erano cadute sul suolo è stato possibile ricostruire come esse erano ordinate all'interno delle singole scaffalature, quali criteri venivano utilizzati per ordinarle, in che modo venivano poste fisicamente all'interno di queste scaffalature. Un altro esempio dal periodo paleobabilonese, quindi siamo nel secondo millennio, è quello della casa F di Nippur, una casa che si trova appunto in un quartiere residenziale dove c'erano una serie di abitazioni tutte simili. Questa casa, in realtà molto piccola se guardate i dati, in questa casa sono state trovate circa 1400 tavolette e frammenti. La cosa importante è che queste tavolette non sono state trovate in un proprio archivio, in una collocazione, ma erano state utilizzate come materiale di costruzione. Perché? Perché la tavoletta in argilla, molto spesso in ambito mesopotamico, quando finiva di avere un valore per coloro che le avevano scritte, anche i testi letterari potevano essere utilizzate come materiale da costruzione. E infatti molte di queste tavolette sono state trovate, facevano parte del pavimento, delle mura, altre sono state ritrovate in una serie di contenitori, probabilmente erano pronte per essere
lavate e riutilizzate in un secondo momento. In questa casa però sono stati ritrovati la maggior parte dei testi letterari in sumerico, di cui noi siamo a conoscenza. Cioè, se noi non avessimo trovato queste tavolette che venivano utilizzate come scarti e materiali da conoscenza, non avremmo avuto molti dei manoscritti della traduzione letteraria sumerica. È probabile che questa casa fosse una scuola. Perché? Perché le scuole in realtà non erano istituzioni separate e legate magari al tempio o al palazzo, ma per quanto sappiamo noi erano probabilmente la scuola, quindi la formazione degli scribi, la copia, avveniva all'interno di case con piccoli gruppi di studenti, e quelle che abbiamo ritrovato in realtà non sono le tavolette parte della collezione di un letterato, ma erano gli esercizi anche di studenti avanzati, gli esercizi di copiatura di queste composizioni letterarie che rappresentavano, diciamo, il canone letterario mesopotamico e che appunto facevano parte delle tavolette che i giovani scribi dovevano imparare a copiare, e che spesso in alcuni casi conservavano o dedicavano a particolari divinità, ed è per questo che in alcuni templi mesopotamici noi ritroviamo delle tavolette cuneiformi. Questo per esempio è il caso di Ishtar Annunitum a Sippar, dove è stata trovata questa, diciamo, quella che vedete una sede nella foto, una stanza abbastanza piccola con una serie di nicchie di varie dimensioni e di varia profondità, nella quale erano ammassate una serie di tavolette. Le tavolette appartenevano a una serie di famiglie di, ancora una volta, divinatori, esorcisti, medici, lamentatori, quindi rimaniamo sempre nello stesso ambito di specialisti. Ma non troviamo molte delle tavolette che uno si aspetterebbe di trovare all'interno di un tempio, ovvero quelle relative agli inni, alle divinità, alle preghiere, ai rituali. Inoltre, dall'analisi delle tavolette, sembra evidente che fossero state accumulate o poste senza un particolare ordine. Testi della stessa composizione sono stati trovati in nicchie diverse, molte altre, o comunque si tratta di composizioni in la spiegazione per tutto ciò è che questa non rappresentava una biblioteca, ma una sorta di luogo in cui erano conservati dei scritti, molti dei quali probabilmente erano stati dedicati alle divinità, come erano stati portati in dono probabilmente da degli scribi, e lì conservati, ma non era un luogo accessibile, o comunque non era un luogo dove i letterati si recavano e da cui attingevano. L'ultima, prometto, slide che volevo fare vedere è quella relativa a così greco babilonica. Siamo nella parte finale dell'esperienza mesopotamica. L'accadico praticamente è scomparso già da secoli. Probabilmente in Mesopotamia si parlava principalmente solamente aramaico. Siamo nella fase appunto nel periodo Seleucide o quasi immediatamente all'arrivo dei Parti. E abbiamo queste 20 tavolette, non sono molte, tutte conservate al British Museum, che hanno questa particolare caratteristica di essere scritte da una parte in cuneiforme e dall'altra in greco. Il greco è non è la traduzione in greco del testo cuneiforme, ma è la trascrizione fonetica del cuneiforme in caratteri greci. Questo ha dato luogo a una serie, un dibattito molto
ampio sulla natura di questi testi. È chiaro dal contenuto che questi testi facevano sempre parte dei testi di scuola, cioè quegli tipo di composizioni che venivano copiate in ambito scolastico, nelle accademie scribali. Questo è chiaro dal tipo, dal contenuto dei testi. Quello che non è chiaro è che se fossero stati dei testi scritti da parlanti greco che volevano imparare il cuneiforme, o al contrario, o da studenti, diciamo, babilonesi che volevano imparare il greco. Quindi, se siamo di fronte a un fenomeno di babilonizzazione, diciamo, se così si può dire, dei greci che vivevano in Mesopotamia, o una ellenizzazione dei pochi babilonesi che vivevano le città babilonesi. La risposta in realtà non è univoca, come sempre avviene. È probabile che, molto più probabile, che in questo periodo della storia mesopotamica gli abitanti della Babilonia fossero praticamente non più solo bilingue, ma capaci di parlare come in aramaico all'interno della propria famiglia, in accadico con le proprie divinità, oppure in sumerico probabilmente, e in greco con le autorità greco-macedoni che in quel momento governavano il regno. Quindi questi testi rappresentano molto probabilmente dei testi scolastici, la piccola elite, ancora più ridotta elite di letterati babilonese, legate a pochissime famiglie che erano sopravvissute alle varie vicende storiche fino ad arrivare quasi al primo secolo dopo Cristo, e che nella loro formazione imparavano contemporaneamente a scrivere in caratteri cuneiformi, cosa che era molto difficile, perché aveva bisogno di una formazione, soprattutto per persone che ormai parlavano in aramaico, ma contemporaneamente a utilizzare anche i caratteri greci, perché nella loro vita quotidiana probabilmente avevano bisogno di passare da un registro all'altro, da una lingua all'altra, e più che tradurre, di riportare termini, anche solo semplici nomi di persona, da una lingua all'altra. Quindi una vera cultura multilingue che, diciamo, grosso modo, dopo il primo secolo dopo Cristo, quando ritroviamo l'ultima tavoletta cuneiforme di cui possiamo dare una datazione, si estingue definitivamente, e con essa l'intera traduzione sapienza mesopotamica. E con questo, no, volevo solo lasciarvi con due libri, usciti recentemente nel 2019 e nel 2020. Il primo di Eleanor Robson su, appunto, la circolazione del sapere in Mesopotamia nel primo millennio tra, appunto, l'Assiria e la Babilonia. L'altro sulle biblioteche, tra virgolette, prima di Alessandria. Ovviamente non parla solo degli esempi mesopotamici, ma più in generale di tutto il vicino Oriente Antico. Grazie. Muchísimas gracias, Palmiro. Bueno, verdaderamente yo creo que ha sido una charla enormemente rica y muy iluminante. Yo particularmente he aprendido muchísimo, de verdad te lo agradezco. Me imagino que habrá muchas preguntas, que mucha gente querrá hacer comentarios, así que doy la palabra a los asistentes que quieran hacer preguntas. Sí, muy bien. Por favor, Javier. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué hola. Tal, Palmiro? Bueno, enhorabuena por esta charla tan interesante, sobre todo para la mayoría de nosotros que somos totalmente paganos y legos en esta materia. No conocemos nada más que una información muy general de cultura general, ¿no? Me ha parecido muy clara, muy, muy, muy didáctica. Creo que se ha podido seguir bien, ¿eh? Ahora veremos las preguntas de los estudiantes. Alguno preguntaba por ahí la posibilidad de que pudieras mandar algún esquema o algo en castellano para que pudieran seguirlo después. Sí, 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 claro. Me gustaría preguntarte, acercando quizás el tema a lo que mejor conocemos o que más conocemos nosotros, que es el tema de las tablillas micénicas, ¿no?
porque comparten muchas características comunes, el hecho de, bueno, de las bibliotecas palaciales, de los registros, de documentos administrativos. Bueno, ¿qué relación podían tener? No, no me refiero lingüística, ni mucho menos, pero de utilidad, del ambiente cultural de ambas. Claro, rispondo in italiano, molte parole in spagnolo non le so. Sicuramente questo è quello che purtroppo, di cui purtroppo non ho potuto parlare perché mi sono limitato alla Mesopotamia, è il fatto appunto che lo strumento della scrittura, non solo cuneiforme, ma anche appunto su questi supporti particolari come l'argilla, sono più diffusi del certamente dell'ambito mesopotamico. Appunto, arrivano in Anatolia, arrivano, non ho potuto parlare di tutti gli esempi, per esempio gli Ugari in Siria, e servono per scrivere una quantità di lingue completamente diverse l'una dall'altra. Nel caso del supporto dell'argilla, probabilmente io credo che l'utilizzo, cioè il fatto che abbia avuto così tanto successo in luoghi così diversi, e probabilmente non per una relazione diversa, è proprio il fatto che è facilmente malleabile, è facilmente utilizzabile, è molto economico e permette un riutilizzo continuo, e appunto secondo me è quello che ha decretato il successo di questo materiale per trasmettere la scrittura in culture così differenze. C'è tutto anche l'esempio della Persia, che ovviamente di cui non ho dovuto parlare, anche lì ci sono le tavolette cuneiformi o anche non cuneiformi, ma che utilizzano lo stesso medium probabilmente. Grazie Palmiro, muchas gracias. Gracias. Elena Fernández Naranjo quiere hacer una pregunta también. Adelante, Elena. Elena, hola. El micro, vale. Está conectándose. Y después Alberto Nodal también. Hola, buenas, ¿se me escucha ahora? Hola. Sí, perfectamente. Bueno, voy a hacer mi pregunta en español y luego la hago en italiano. Sí, no problema. Ah, ¿el qué? Pues, bueno, la hago directamente en italiano, que ya lo tenía yo pensado. Buonasera, molte grazie per questa conferenza che è stata veramente interessantissima. Io vorrei fare una domanda. Se la scrittura cuneiforme è in tre dimensioni, come potevano essere scritte soltanto con pittura e quindi senza rilievo? No, certo. No, io non volevo dire che la scrittura... No, volevo dire che la scrittura cuneiforme, quella realizzata con, appunto, con lo stilo normale, quindi incidendo la struttura cuneiforme, è una scrittura tridimensionale, il che non è una cosa né positiva né negativa, è solo una caratteristica della scrittura che però va considerata nel momento in cui come si dice, analizziamo l'oggetto come oggetto, nel senso che appunto bisogna fare delle considerazioni che relativamente alla scrittura che probabilmente per un altro tipo di scrittura non faremmo, e io mi riferivo al fatto alla questione della luce. È normale che per scrivere qualsiasi tipo di documento abbiamo bisogno di un'illuminazione, perché, ma per la scrittura cuneiforme, che è dimensionale, è ancora più necessaria, perché c'era bisogno di una particolare inclinazione della luce per poterla leggere perfettamente. Ancora adesso, quando chiediamo le fotografie di oggetti cuneiformi a musei, fotografare una tavoletta cuneiforme in modo che si legga dalla fotografia è veramente molto difficile, perché è molto più difficile che avere una foto di un papiro, per dire. La questione interessante è quella della scrittura con pittura, che ovviamente è rarissima. E effettivamente non ha, come dice lei, non ha molto senso, perché mantenere una scrittura cuneiforme dipingendo
non ha senso e non è nemmeno dal punto di vista economico. Probabilmente si tratta di situazioni particolari. Molti spiegano quei tipo di sicura con inchiostro perché bisognava aggiungere delle informazioni alla fine della tavoletta, e infatti era tutto in uno spazio vuoto, quella piccola scrittura. La tavoletta si era già seccata. Una volta che la tavoletta è secca, non è possibile più scriverci, e quindi per rimediare in qualche modo avevano scritto in cuneiforme. Ma sicuramente l'esperienza del cuneiforme scritto in cura è una cosa rara e che non ebbe nessun tipo di successo o di, diciamo, non venne utilizzato. Quello che è sicuro, invece, è probabile che da un certo momento in poi si fosse appreso a scrivere l'accadico in trascrizione utilizzando davvero i caratteri greci. Quindi noi non sappiamo però e non conserviamo però tutti quei testi che venivano scritti in accadico ma utilizzando dei caratteri greci. Perché? Perché il supporto non si è conservato. Había levantado la mano y pedido la palabra a Alberto Nodar, y después hay una pregunta en el chat también. Sí, he visto. Tante grazie del tuo contributo, della tua presentazione, che è stata così interessante. Io mi sembra aver capito che dal punto di vista del contenuto, queste biblioteche avevano una finalità eminentemente pratica, sia per il re, sia per quelli che usufruivano. Sì. Allora, vorrei in questo senso chiederti come vedi la trasmissione dei testi che noi, poi siamo noi, no? Che consideriamo questi testi come letterari, come questi testi epici. Certo. Secondo te, il fatto che si siano trasmessi come si sono trasmessi gli altri documenti vorrebbe dire che anche avevano una finalità pratica nel senso religioso, non lo so, culturale, rituale? Sì. Allora, sì, è una domanda bellissima perché è fondamentale per capire il ruolo di questi testi letterari che noi definiamo letterari all'interno della civiltà mesopotamica. Una premessa. Quelli che noi chiamiamo testi letterari, diciamo, prima di tutto sono stati scritti, la maggior parte sono in sumerico, quindi sono più antichi, pochi sono scritti in lingua accadica, tutti vengono codificati e standardizzati, quindi trasmessi allo stesso modo, durante il secondo millennio. Il secondo millennio è il momento della creazione di questi testi, della recezione dei testi sumerici, sto parlando solo dei testi letterari, e della standardizzazione. Dopodiché non si scrive, diciamo, non si scrive più nulla, si scrive ancora, ma si tramanda un manoscritto codificato e finito. L'altra cosa che sappiamo è che tutti i testi letterari trovati nel secondo millennio sono stati ritrovati in contesto che noi definiamo scolastico, quindi non erano i testi, erano i testi che sono gli esercizi degli studenti che studiavano il cuneiforme. Si sa che esistevano 10 composizioni, che viene chiamata infatti la decade, che gli studenti avanzati di sumerico accadico dovevano copiare. La maggior parte della letteratura, e lo sappiamo da alcuni colofoni, probabilmente rimaneva completamente orale, d'accordo? Quindi anche la stessa copiatura di questi testi non avveniva forse da testo a testo, ma c'era un maestro che recitava a memoria queste composizioni che facevano parte del, diciamo, di quella che noi chiamiamo la letteratura mesopotamica, e che comprendeva per esempio altri tipi di composizioni, per esempio collezioni di proverbi o favole. Esistono, sono poche, ma esistono. Quello che però non si sa è in che contesto questi testi venivano goduti, usufruiti. Tutto il resto della letteratura mesopotamica
a semplicemente un utilizzo pratico, come diceva lei. Anche alcuni testi letterari, per esempio l'Enuma Elish è un testo letterale, il testo della creazione, e veniva però, noi sappiamo, recitato in un contesto rituale, ma per esempio Gilgamesh sicuramente no. Qual è il ruolo della letteratura all'interno dell'uomo mesopotamico normale? È totalmente sconosciuto. Noi sappiamo che servivano per formare gli scritti, ma non sappiamo che valore loro dessero a questa letteratura. La maggior parte della letteratura è da consultazione, non è lettura. Si studiano i testi, sì, ma non si gode del testo, meno per quello che noi riusciamo a capire. Grazie, grazie. No, è molto, molto interessante, perché allora quello vuol dire che non ci sarebbe stata una circolazione del testo letterario concettuale. O che quei testi... Scritta, esatto, scritta. Probabilmente sì. Certo che però per diventare uno scriba specialista in esorcisti, mesopotamica, è comunque necessario conoscere le composizioni della tradizione. Ecco, noi possiamo parlare di tradizione. Sono dei testi che fanno parte della tradizione, che si devono conoscere, si devono copiare, sono standardizzati e si tramandano. Poi, quando facciamo un conto, un calcolo della loro percentuale nelle biblioteche o nelle quelle che noi chiamiamo biblioteche, è sempre molto bassa rispetto a tutti gli altri testi che sono molto meno interessanti, però sì, è così. Certo, la componente dell'oralità sicuramente ha sempre avuto un ruolo che noi non riusciamo a calcolare, a stabilire. Grazie, grazie. Prego. Bueno, yo aprovecho este momento para presentarles a todos a Alberto Nodar, que participará en este curso también como ponente en una de las próximas sesiones, donde nos hablará de los formatos del libro en la antigüedad griega y romana y del paso de ese momento tan crítico que es el paso del rollo al códice. Así que gracias también a ti por tu intervención. Gracias. Debate, Alberto. Había una pregunta en el chat. Estaba aquí. Sí, pregunta. Si la escritura cuneiforme en estas tablillas se realizó, ¿en qué sentido? ¿Izquierda, derecha o viceversa? ¿Y qué significa? Izquierda, derecha. Las divisiones simplemente son las columnas. Digamos, básicamente serían las columnas. Entonces, si termina una columna, empieza otra columna. En algunos textos particulares, estas líneas pueden indicar varias secciones del texto. Como hemos visto, el colofón está al final, entonces está separado por el manuscrito, digamos, principal. En otros textos, simplemente divide parte del texto en secciones, digamos, lógicas. En un texto de administración puede ser todo lo que viene antes del total, está antes de la línea, luego tienes una línea y sigue el total. Sirve para organizar el texto al interno del espacio escritorio. Si se entiende lo que dicho. Sí, se entiende. ¿Más intervenciones, más preguntas, más cuestiones? No, yo tengo una. A mí me han verdaderamente llamado muchísimo la atención estos textos que has mencionado al final, estos bilingües, entre comillas, bilingües en cuanto a la escritura en cuneiforme, acadio, y después la transcripción en alfabeto griego de ese acadio. Entonces, pues, al margen del papel que pudieran desempeñar, que pudieran servir en su origen, ¿han desempeñado un papel en el desciframiento de la escritura cuneiforme? ¿Han ayudado? En el desciframiento, no, en el sentido que, digamos, lo que más ha sido importante para descifrar la escritura cuneiforme ha sido, digamos, la biblioteca de Assurbanipal. ¿Por qué? Porque teníamos muchísimos textos
bilingües en sumerio y en acadio, como el acadio es una lengua semítica, entonces está muy cerca de otras lenguas, lenguas conocidas, se ha podido entender también el sumerio, digamos, sin la biblioteca de Assurbanipal. La biblioteca de Assurbanipal representa el principio de la asiriología. Lo que ha ayudado, que puede ayudar, la transcripción en caracteres griegos del acadio, es entender mejor la fonética en esta fase de la lengua, digamos, cuando el acadio ya básicamente no está, nadie hablaba a acadio. Además, una cosa más muy importante es que el sistema de escritura cuneiforme, que es un mixto de ideográfico y silábico, no es perfecto para representar todos los sonidos de un idioma semítico. Es el mejor sistema, y también por eso probablemente llega el momento en el que se deja de utilizar el cuneiforme, porque se utilizaba porque era la, digamos, la tradición, pero no representa bien muchas consonantes, no está hecho para representar una lengua semítica. Lo que sí ayuda el griego, la transcripción en griego, a entender mejor todo lo que pertenece al campo de las vocales. Eso sí, que también es un tema muy interesante. Entonces, para temas de fonéticas es interesante. Lo que no ayuda el griego es que, por ejemplo, el griego no distingue entre las sibilantes acadias. En el sentido de que todas las sibilantes acadias, fueran S, Shin, Sade, etc. En griego se representan como, ahora no me acuerdo, con una... Entonces, también el griego no estaba hecho para escribir el acadio de manera, digamos, correcta. Pero sí ayuda con las vocales, mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vale. Muy bien, ¿hay alguna pregunta más? ¿Hay alguna otra intervención? Si no, bueno, yo sigo. Hago otra pregunta más, si puedo, si todavía tenemos... Sin problema. Otra cosa que a mí me ha llamado también mucho la atención a nivel práctico es el hecho de esta falta de correcciones, de huellas, de, bueno, sí, de estas... huellas de corrección de estas equivocaciones. Me resulta verdaderamente curioso, porque los papiros están llenos de correcciones. Correcto, este es el ejemplo que se hace cuando se habla de estas cosas. O sea, a diferencia de los papiros, aquí casi no hay correcciones. Es muy, muy, muy raro. Sobre todo en textos de un nivel tan alto como los que estaban en la biblioteca de Assurbanipal. Básicamente no hay correcciones. Hay seguro que hay errores de gramática o eso sí, pero no hay correcciones gráficamente, no está hecho, cioè, normalmente no hay errores. La cosa más curiosa es que como he dicho, para realizar una tablilla cuneiforme se utilizan las manos. En las tablillas de mejor calidad notan las huellas. Entonces no se entiende bien cómo es posible que algo que se hace con las manos luego no deja huellas ni ninguna. Eso es muy, pero eso también depende de la calidad del soporte. Las tablillas de administrativas, que no tienen mucho valor, sí que tienen huellas pero no, errores es muy raro. Es muy raro. Bueno, entonces, puesto que no sé si será el mismo caso que a lo mejor pasa también con los papiros, que muchas veces un papiro de mayor precio y de mayor calidad, entre comillas, no tiene tampoco el texto de mejor calidad, precisamente por eso, porque cuando el escriba se equivoca, para no hacer fe a la copia, simplemente no corrige. No corrige, exacto, eso es. Muchas veces un texto es de mejor calidad cuando es un poquito, entre comillas, más feo. Hecho por un escriba que si se deja un verso sí que lo añade al margen Eso existe, en los textos, en algunos textos, no en todos, digamos, el gloss, digamos así. O sea, pequeñas explicaciones, sobre todo eso pasa cuando el texto... Es verdad que el acadio es el acadio, pero el acadio del segundo milenio no es el acadio del primer milenio. Entonces había palabras
términos que los acadios babilonios no entendían. Entonces el escriba, que era muy, digamos, tenía una formación avanzada, decía, este verbo significa este verbo, como se dice ahora, para explicar algunos términos que no estaban, ya no estaban, nadie entendía, digamos. Eso sí que a veces existe, pero es muy raro, digamos. Gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario. Bueno, pues entonces yo te recuerdo mi agradecimiento del principio. Yo creo que intentar aplaudir por ese sistema que nos inventamos el otro día, que es darle al muñequito con la mano en alto. Gracias a vosotros por la invitación. Espero que se haya entendido todo y puedo enviar a lo mejor puedo enviar mi presentación o traducir partes como... Sí, si puedes, a lo mejor un resumen o lo que sea. Pues claro. Perfecto. Sería perfecto. Gracias. Perfecto. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Vale, bueno. Javier, no sé si... Bueno, nada, agradecer de nuevo, bueno, por varias cosas, ¿no? Primero al ponente, que ha sido, bueno, muy muy explícito, muy claro, muy didáctico, como dije antes. Hemos echado el tiempo, se nos han ido casi, bueno, 2 horas prácticamente, casi 2 horas. Parece que han sido unos minutos, ¿no? Entonces eso es muy gratificante. Le animo a que la próxima vez lo haga en español, porque podría haberlo hecho igual de bien, vamos, seguro. Tengo vergüenza de hablar en castellano. No, bueno, no, nada, eso son los primeros 5 minutos. Y también a los asistentes, bueno, te estamos rozando casi el centenar de matriculados. Hoy ha habido 80 y algo en el pico más alto, ahora que tanto se lleva este lenguaje. Y bueno, el curso está siendo un éxito, llevamos solo 2 días esta primera semana. Vamos a intentar seguir con este interés y desde luego es verdad lo que dice Irene, que la pandemia también nos permite este tipo de licencias, ¿eh? Y poder estar todos juntos, e incluso intervenir también el resto de los ponentes. En fin, es muy interesante. Estamos iniciando también aquí un cambio de formato, ¿eh? Nunca mejor dicho, ¿eh? También estamos entrando en una nueva dimensión de la divulgación. Claro. Así es que, primero, muchas gracias. Quedamos emplazados ya para la semana próxima, donde vendrá dos sesiones que están todas muy centradas en el mundo grecolatino, que a muchos de nuestros estudiantes les interesa muchísimo, porque aquí hay bastantes de la especialidad, y precisamente la siguiente será el martes próximo, donde estará Alberto, que nos acompaña hoy, a hablar de, bueno, del libro y del rollo y del códice en el mundo greco-romano, y después el jueves estará Virgilio Costa de Tor Vergata, que nos hablará precisamente de otro de los grandes depósitos. Hoy ha hablado Palmiro de la Biblioteca del Rey de Asurbanipal. Hablaremos de otro de los grandes centros, el de Alejandría, ¿eh? Y así es que quedáis todos emplazados, por supuesto, todos también los ponentes, vosotros dos, y todos los que están en el programa, ¿eh? Y espero, bueno, pues que la Facultad de Filología siga siendo un punto de encuentro también en la semana próxima. Muchas gracias a todos. Gracias.